reddito minimo di garanzia per i più deboli, per chi non ha futuro né presente, non ha lavoro e non lo riesce a trovare? Beh, sono a favore, ma non è quella la soluzione. È un tampone? È un tampone, una parte per iniziare, poi parliamo dei salari, parliamo di lavoro. Io direi che è una buona cosa, se si riesce ad averle nelle casse dello Stato. Certo, da qualche parte bisogna tagliare. Certo. Lei dove taglierebbe? I redditi alti. Cioè tassarli di più? Sì. In Italia siamo pigri, non ci adattiamo sicuramente, però secondo me potrebbe essere giusto, comunque quasi tutti gli stati europei, se non tutti gli stati europei lo prevedono. Uno ha 26 anni, deve ancora farsi mantenere, se vuole fare qualcosa comunque deve sempre stare sulle spalle dei genitori, stage non retribuiti perché figurarsi, cioè lo stato sociale italiano è la famiglia. Esatto. Lo potrei vedere, però secondo me è molto difficile, perché secondo me poi ci marcia la gente. È una brutta idea, l'unica cosa è mettere delle misure in modo tale che la gente non se ne approfitti. Cioè subordinarla a una ricerca effettiva di lavoro, per esempio? Sì, esatto. È uno stato reale di necessità? Esatto, sì, perché c'è anche molta gente che... c'è sicuramente tanta gente che si impegna e non trova lavoro, però io vedo anche nella mia generazione che c'è anche tanta gente che non c'ha voglia. Forse sono demotivati, demoralizzati, perché cercano e non trovano, ma secondo me tanti non cercano neanche. Il reddito minimo è una cosa molto impegnativa, magari un sussidio, un'indennità. Lavorare tutti e lavorare meno, no, ognuno si deve guadagnare la sua parte, anche un sussidio, tu invece di farlo, se non c'è lavoro per 8 ore, fallo lavorare 4 ore. In prima istanza possono essere necessarie anche misure di quel genere, ma il problema vero è ricostruire le premesse per l'occupazione, per dare un'occupazione dignitosa, che dia la possibilità alla gente anche di traguardare il futuro. Il reddito garantito abituerebbe gli italiani che ancora hanno un minimo di voglia di cercare, di farcela, a sedersi, ad aspettare l'aiuto. Non, in Italia no. Beh, allo stato attuale credo che non ce lo potremmo permettere, perché ci sono troppi sprechi della pubblica amministrazione. Se in un mondo ideale si riuscissero a ottimizzare i meccanismi del welfare e dell'apparato statale, probabilmente ci sarebbe margine, sì. Quantomeno bisognerebbe parlarne, per esempio in campagna elettorale, di questo tema? Sì, che però credo che la gente si renderebbe conto che in questo momento sarebbe una cosa troppo pretenziosa. Certo, almeno parlarne, anche perché io non capisco perché i politici che sono al governo, quando poi sono in campagna elettorale, promettono sempre di fare quello che hanno fatto quando sono stati al governo. Mi sembra un po' un paradosso. In questo momento essere troppo solidali non si può essere, ed essere di contro, andare a tartassare ancora il segmento che di solito viene tartassato, è impossibile. Ci sarà una nuova povertà di massa in Italia? Io penso di no, povertà di massa no, però parecchie persone avranno dei problemi seri.